Passiamo la parola al professor De Paoli, che se no poverino lo teniamo. Prego. Io volevo prima di tutto ringraziare con compagni Mainardi, Bellini e Caputo, perché non ho più pagine, ho preso appunti e credo di aver imparato tantissimo questa sera. Sento cose molto interessanti. Al professor Buoncompagni dico che da subito ho pensato a... Io sono un dilettante di questi argomenti, per cui amo però un autore, uno studioso che si chiama Hillman, e nella sua teoria della ghianda dice appunto che nella ghianda è già contenuta la quercia che dovrà nascere, quindi nel piccolo è già contenuto tutto quanto poi geneticamente dovrà avvenire. E mi è piaciuta anche molto quella che gli antichi chiamavano l'ars combinatoria, quindi il fatto che in questa sorta di mappa di costituzione noi abbiamo una combinazione unica dove esiste una predominanza, se ho capito bene, poi un po' come in un calcolo matriciale questa combinazione è data. E a questo proposito avevo per questa sera, non avendo il sapere esperto e la possibilità di parlare di questi argomenti con autorevolezza, ho voluto, come un po' si fa con le note a margine in un libro che magari si studia, avete presente quando si mettono queste note a matita, portare la voce, il pensiero di uno scrittore a me caro, ma credo anche a molti. Si chiama Daniel Pennac. Insegna nelle scuole elementari, ma è un grande, scrive dei romanzi straordinari e si occupa anche di scuola, si occupa anche di bambini. E ha scritto un libro molto interessante che si intitola Storia di un corpo. Volevo leggere tre proprio passaggi, una cosa di 2-3 minuti. Prima vi racconto un po' che cos'è questa storia di un corpo. La storia di un corpo è bellissima perché è cadenzata da le date relative agli anni di questo individuo che scrive questa sorta di diario e quindi dalla nascita fino alla morte. Ma la cosa che mi interessava, perché mi interessava il fatto che fosse un libro sul corpo, e vedremo, lo dico al numero 10 Caputo, che poi le emozioni entrano in maniera preponderante, per cui questa lettura cercherò di dedicarla ai relatori e ai temi che hanno trattato e alle cose che mi hanno donato e che io ho potuto in parte capire, perché poi credo che il livello di preparazione debba essere molto più elevato, ma cercherò di studiare, di approfondire gli argomenti o di chiedere a voi. E quindi vorrei prima di tutto partire, ci sono quattro pezzettini, quattro frasi che voglio leggere. La prima è relativa all'alimentazione. E quindi lui parla e dice: aveva 13 anni, 4 mesi, 15 giorni, giovedì 25 febbraio 1937. È cadenzato così, no? Prima aveva 13 anni, 4 mesi, 10 giorni, sabato 20 febbraio 1937. Quindi io vi leggerò 4 giorni, 4-5 giorni della sua vita. In questo giorno lui dice: la mamma si domanda come faccia a piacermi il mosto cotto di Violette. Dice che preferirebbe lasciarsi morire di fame piuttosto che mangiare una cucchiaiata di quell'orrore. Pretende che tenga il vasetto in camera mia. Non voglio che quella porcheria entri in cucina, chiaro? Sotto solo l'odore mi dà il voltastomaco. A me del mosto cotto piace tutto: l'odore, il colore, il sapore, la consistenza. Odorato, vista, gusto, tatto, un piacere di 4 sensi su 5, niente di meno. 1. L'odore. Uva, fragola, mi vedo con Tico, Robert e Marianne sotto il pergolato, l'ombra è calda, profuma di fragola, si sta benissimo. 2. Il colore, quasi nero su fondo viola, quando immergo la fetta di pane e mosto nel latte, si crea un alone
che si scompone dal viola nero all'azzurro pallido, passando per tutte le sfumature dei rossi e dei lila. Stupendo. 3. Il sapore di fragola, ma più deciso della fragola. 4. La consistenza, tra la confettura e la gelatina. Si scioglie, ma non scivola. Violette fa la stessa cosa con le more. Ah, quinto, dimenticavo, anche la temperatura. Se lascio il vasetto tutta la notte sul davanzale della finestra e immergo la fetta di pane e mosto nel latte bollente, il contrasto fra caldo e freddo è meraviglioso. Ma quello che più mi piace è il fatto che sia il mosto cotto di Violette, e sono sicuro che è il motivo per cui alla mamma non piace. Domanda: i nostri sentimenti per le persone influenzano le nostre papille gustative? E quindi in questo giorno, con queste poche parole, credo che un po' quello che è stato detto risulti evidente in una storia che ha già una sua combinazione, come vedremo poi alla fine con l'ultimo racconto, l'ultima frase, l'ultimo giorno. Qui risulta chiaro come l'esperienza del corpo e dell'alimentazione sia multisensoriale e che le emozioni siano fondamentali, al punto da far cambiare completamente, no, il punto di vista. Nel leggerlo io, per esempio, mi è venuto in mente quando mia nonna mi ha, come dire, educato al latte, alla polenta calda nel latte freddo. Non so se da voi si usa, però mio padre era di Pavia, di Certosa di Pavia, quindi forse probabilmente sono anche cose che si fanno da queste parti. Io Minoia che è un grande intenditore. Ecco. L'altra serie invece, questo è il primo, è brevissima. Sono altri tre o quattro frasi di 4-5 righe, però le leggo in sequenza, perché questa invece è un pochettino il leitmotiv di questo corpo, di questo uomo, di questo adolescente, di questo bambino, di questo anziano che affronta la vita e affronta i problemi del suo corpo, al punto che questo libro è un po' una sorta di modo che lui ha per scacciare, dice, le immagini e quindi per vincere il corpo stesso. Il primo scritto è fondamentale perché è quello che introduce quella che lui definisce la tavola anatomica della Rousse. E dice: è vero, e parte dalla sua immagine riflessa nello specchio. E quindi il gioco dello specchio, del riuscire a guardare se stesso, è un gioco affascinante, necessario alcune volte, ma assolutamente inquietante in altre situazioni. E lui dice: è vero che la mia immagine riflessa mi è apparsa come un bambino abbandonato nello specchio dell'armadio. Questa sensazione è assolutamente vera. Facendo cadere il lenzuolo sapevo benissimo che avrei visto, ma è stata comunque una sorpresa, come se quel ragazzino fosse una statua abbandonata lì, ben prima della mia nascita. Sono rimasto a lungo a guardarlo ed è stato allora che ho avuto l'idea. Sono uscito dalla mia camera, sono andato nella biblioteca in punta di piedi, ho aperto il Larousse, ho tagliato la tavola anatomica con il righello. Nessuno se ne accorgerà. La mamma usa il Larousse solo per metterlo sotto il sedere di Dodo quando mangiamo in sala da pranzo. Sono tornato in camera, ho chiuso a chiave la porta in modo che non potesse entrare nessuno, mi sono spogliato, ho infilato la tavola nello specchio dell'armadio e ho confrontato l'uomo lì raffigurato e me. Ecco, questo primo inizio, questo incipit, è importante, in realtà non è l'incipit, il giorno. Lui ha 13 anni, un mese e due giorni, giovedì 12 novembre 1936. Siamo a pagina 27, quindi è già iniziato il libro. Però questo mi piace perché il tema è quello del confronto. Ed è un confronto micidiale, perché la tavola anatomica della Rousse probabilmente è un modello ideale, è un modello perfetto. E lui parte e, vedendosi in questo specchio, mi è venuta l'idea: a questo punto voglio diventare come la tavola anatomica di Larousse. Il punto intermedio, il pezzo intermedio che voglio leggere, è quello nel quale lui è in piena adolescenza.
e dice, è una nota per Lison. Mia cara Lison, dice, in tutta questa prima adolescenza ho passato il tempo a misurarmi con un metro da sarto in mano. Ero diventato il mio etnografo e il mio buon selvaggio. Oggi ne sorrido, ma credo mi fossi davvero messo in testa di assomigliare alla tavola anatomica di La Rosso. All'Ebriac, dove Violette mi portava a passare le vacanze, dopo che ero stato espulso dagli scout, sostituivo la ginnastica con lavori nei campi e nei boschi. Manè e Marta erano stupiti che un ragazzino di città prendesse così a cuore la vita della fattoria. Non sospettarono mai che in realtà sceglievo i lavori in base a criteri rigorosamente muscolari. Il taglio della legna per i bicipiti e gli avambracci, il carico del fieno per le cosce, gli addominali e i dorsali, la corsa dietro le capre e la smania di nuotare per lo sviluppo della cassa toracica. Oggi mi sento un po' in colpa per averli ingannati sui miei secondi fini, ma Violetta aveva capito benissimo e non c'era nulla che mi rendesse più felice di un segreto condiviso con Violetta. Al di là dell'aspetto affettivo, che comunque è importante in un carico emotivo, in questa fase centrale credo che ci sia molto di quello che tanti giovani calciatori, ma anche non, oggi non credo che sia il calcio centrale, stiamo parlando di cose più importanti, e anche di molte persone adulte, di tutti noi, arriva un momento nel quale vuoi assomigliare, ti poni un obiettivo. Questo non necessariamente è negativo, al di là che la combinazione sia già prefissata, probabilmente se fossi sulfurico piuttosto che di altra tipologia, come dice Ilman stesso, bisogna, fino a quando c'è la possibilità, cercare, no, di arrivare a un risultato. Però questa cosa del misurarsi, del cercare di assomigliare a, è credo una spinta notevole. E questo, quello che mi piace qua è la percezione che si ha, sia del proprio corpo, sia di tutto quello che ruota attorno a noi. E questo senso di colpa che lui ha, no? Dice, loro pensavano che io andassi perché amavo la natura, perché volevo no, fare tutti questi lavoretti. In realtà la visione in questo momento è assolutamente autoreferenziale, è autocentrata. Spesso è così. E questa è una cosa che bisogna tenere in conto, soprattutto nelle dinamiche di gruppo, perché penso a quanto dice Erickson o quant'altro, cioè ci sono varie scuole di pensiero poi per quanto riguarda questi aspetti, ma chi gestisce, l'adulto che gestisce comunque l'interazione, le relazioni, prima si parlava di questo perché questo è importante, fra persone, soprattutto se le persone sono in età evolutiva, deve tener conto che molto spesso questo essere autocentrati è assolutamente necessario, quindi non bisogna in nome del gruppo andare a violare una fase che invece richiede, no, un'attenzione particolare per se stessi. L'ultima cosa che voglio leggere, anzi prima di quell'ultima, volevo in omaggio a quanto detto dal professor, professore, volevo, perché per me è sulfurico, poi però vediamo. 14 anni, 10 mesi e 14 giorni. I brani li ho scelti mentre parlavano, perché avevo deciso di parlare di questo libro, ma avrei potuto anche non farlo. Poi ho trovato comunque la possibilità di correlarmi e quindi ho scelto in itinere, mentre prendevo gli appunti, quello che mi è sembrato più vicino ad alcune tematiche. 14 anni, 10 mesi, 14 giorni, parla del suo fratellino, mercoledì 24 agosto 1938. Tiscio è il contrario di come ero io da bambino, assolutamente fisico. Niente a che vedere con il piccolo Buddha cicciotto, come sono spesso i bambini della sua età. E mi viene in mente la prima tipologia. È una specie di ragno, tutto nervi, muscoli e tendini, molto immobile, di colpo, velocissimo, mai un gesto lento. È così rapido che è impossibile evitare i disastri prodotti dalla sua energia. Gli do 3 settimane e si arrampicherà sulla corda che porta al mio granaio. E poi continua. È bellissimo perché
Poi che cosa succede? Credo che l'imprevedibilità sia quella di trovare poi le parole giuste. Qui sono state usate le parole chiave, io amo le parole chiave perché credo che non siano parole, abbiano un potenziale enorme, e il fascino e la curiosità che ha stimolato in me il professore all'inizio, ma anche tutte le altre relatrici, è stata proprio data dal fatto che usavano le parole giuste, quindi era un mix di competenza ma anche di interpretazione. E quindi qua era un omaggio alle tipologie che abbiamo visto e che bisognerebbe conoscere un pochettino meglio, un po' tutti noi. E queste invece sono le ultime tre giorni, dove chiaramente questo uomo arriva alla fine della sua esistenza, o all'inizio di un'altra esistenza migliore, ma ha una rinascita, e a 87 anni lui compie gli anni, quindi 87 anni, compleanno, domenica 10 ottobre 2010. La tavola anatomica della Rus infilata un'ultima volta nello specchio. Nell'immagine riflessa accanto all'uomo della tavola, io, Giobbe, sul mio letame. Buon compleanno. 87 anni, 17 giorni, mercoledì 27 ottobre 2010. Basta trasfusioni. Non si può vivere eternamente alle spalle dell'umanità. E qui l'ultimo giorno, e credo che qui ci sia il coraggio a cui accennavamo prima, 87 anni, 19 giorni, venerdì 29 ottobre 2010. Adesso mio piccolo Dodo, era il fratello, quello di cui parlava tanti anni prima, è ora di morire. Non aver paura, ti faccio vedere io come si fa. Ecco, io credo che finire un libro in questa maniera, sul corpo, sia molto importante, ma sia molto educativo. È molto importante gestire, fino a quando si può, tutto quello che la genetica ha già prefissato, gestire molto bene tutto quello che ha a che vedere con la nostra salute. Mi ha interessato moltissimo l'intervento della dottoressa Bellini sulla sicurezza alimentare, credo che sia un tema di un'importanza incredibile, e quando in quella mappa concettuale si parlava, mi sembra, di qualità etica, non so se cito bene, e nella qualità etica metterei anche la qualità etica di chi realizza i prodotti, perché molto spesso il problema è quello, quindi tu sai già che stai facendo una cosa che non va bene, ed è la fiducia tra le persone, proprio le relazioni, che probabilmente deve tornare a essere la cosa più importante, soprattutto con i bambini. I bambini hanno quella forza, non so se si chiama immaginazione o fantasia, o comunque capacità di prevedere. Quella bambina che disegna la madre come se fosse il gioco mondo, non so se avete presente quello che poi una serie di numeri dove getti un sasso e devi andare su un piede solo in equilibrio a raccoglierlo e poi a tornare, e quindi quella casa, quel ritorno in posizione fetale, credo che dimostri che la forza che hanno gli adolescenti e che esprimono attraverso l'occupazione dello spazio, la rappresentazione dello spazio, un po' come hanno fatto i ragazzi, alcuni ragazzi eccezionali, per esempio non so come si chiama, ma è stato veramente delirante quando alla seconda domanda fa: ma sempre io? Cioè, no, ecco, mi sono divertito come quel bambino che parlava e che è intervenuto. Quindi l'imprevedibilità credo che sia una cosa che è insita nell'adolescente e nel ragazzino, che in maniera assolutamente ingenua ma profonda dà sempre tutto se stesso. Cioè, quando noi interagiamo con dei ragazzi abbiamo da loro la massima fiducia e la massima attenzione. Questo difficilmente capita fra interpares, molto difficile questo. Questo secondo me è un vantaggio da cui si parte, ed è importante onorare questa fiducia che ci viene data attraverso una qualità etica del nostro fare, in maniera tale che quella rincorsa, quel tentativo di assomigliare alla tavola anatomica della Rus, che qui non intendo più il corpo, ma la metafora riguarda i sogni e le aspettative che ogni bambino, ogni uomo ha, io credo che se
questo è l'atteggiamento, se questo è l'atteggiamento corretto, se esiste un codice etico, se siamo giusti nel nostro rapporto, anche in presenza di errori sarà più facile trasformare questi sogni in realtà.